mio mendicante di luce, ho un cammino che sogna e una luna che veglia. Io ospite insonne con il ritmo incerto dei cuori smarriti. Io cercatore ribelle con un grido protetto da migliaia di stelle. Cammino perché chi non si ferma che regge il cielo. Io stasera ti chiedo, vieni nel giardino, chiamami per nome, entra nella casa con le porte chiuse, cammina nella strada a riscaldarmi il cuore, vieni nel mare e riaprimi le vele. Questa mattina vi vorrei condurre in una passeggiata insieme allo sguardo di un poeta che amo molto, che si chiama Christian Bobin. È un poeta francese e abita in campagna, nel bosco, in una casa alle Creusot. E lui, probabilmente amando molto la campagna e la natura, nei suoi piccoli scritti, nei suoi saggi, racconta spesso dei suoi incontri con ciò che vedono i suoi occhi, quindi con un filo d'erba, con le cortecce degli alberi, con le piume delle ghiandaie, che sono uccelli viandanti che probabilmente amano molto gli alberi davanti a casa di Bobin, perché spesso lasciano tracce di piume, di piumaggio bluastro in mezzo ai rami o per terra, sull'erba. E spesso Bobin ne parla di queste sue meravigliose creature che sono le piume della ghiandaia e dei suoi incontri con queste piume, che lo lasciano sempre stupito. Di fronte alle piume della ghiandaia la sua anima si apre, le custodisce, probabilmente per la loro suavità, per la loro bellezza, per la loro infinitezza. Bobin ci racconta proprio di quanto sia prezioso l'incontro con l'infinitamente piccolo, perché dentro l'infinitamente piccolo si cela l'infinitamente grande. E allora stamattina mi suona, mi fa star bene lo sguardo di Christian Bobin, che si appoggia sulle piccole cose e che, mentre le osserva, le contempla, fa un viaggio di comunione profonda con la propria anima, con ciò che lo attraversa, e si crea questo dialogo così intimo tra il fuori e il dentro, un dialogo davvero poetico che ci consegna anche a noi la possibilità di generarlo a nostra volta. E allora ripensavo a questo sguardo di Bobin, che si mette proprio a disposizione quando lui esce e osserva la natura, si mette proprio a disposizione di tutto ciò che lo colpisce, lo incontra, lo attraversa, ovvero non ha una postura da padrone, non ha una postura di controllo, non ha una postura di colui che sente come sua proprietà le cose, ma tutto ciò che arriva per lui è un incontro importante da accogliere con sacralità. E questa sacralità dal fuori passa al dentro e viceversa. E allora stamattina ripensavo alla nostra situazione di domesticità a cui il Covid ci ha consegnato, a una situazione dove la casa, le stanze, gli oggetti della casa sono diventati probabilmente i nostri primi compagni di tempo e di cammino. E quindi, insieme alle persone con cui viviamo, abbiamo durante le nostre giornate anche dei gesti che condividiamo con loro all'interno della nostra casa, o se siamo da soli, esperienze di gesti all'interno della nostra casa che ci permettono di sentirci più comodi, di sentirci più avvolti nella bellezza, nel bene. E attraverseremo anche momenti in cui la casa ci sta scomoda, o comunque il disordine ci mette difficoltà, oppure ci abbandoniamo invece magari al disordine perché sentiamo un po' di stanchezza nel mettere a posto le cose. Mi piace pensare che questa postura poetica, questa sensibilità, questo mettersi a disposizione possa essere vissuto anche dentro le nostre domesticità, dando presenza, dando cura, piena presenza ai gesti del quotidiano. Per esempio, mentre apparecchiamo la tavola, o mentre mettiamo a posto le camere dei nostri figli o facciamo il letto, possiamo essere presenti a quei gesti, possiamo vivere quei gesti con profonda
cura, amorevolezza, gentilezza, sapendo che probabilmente quel letto che noi rifacciamo tutti i santi giorni è il letto dove magari nostro figlio, nostra figlia e noi stessi andremo poi a riposare nel nostro corpo la sera e magari il nostro riposo può essere migliore se quel gesto della presenza è stato fatto con amore nei confronti di quel letto, nei confronti di quella stanza, di quella camera. Ecco, questa capacità di essere presenti e quindi con grande attenzione, come ci insegna Simone Weil, essere nella piena consapevolezza di ogni parte del nostro corpo che si mette a disposizione di un servizio, di un gesto, ci fa tessere nuovamente i legami con ciò che abitiamo. Abitare poeticamente il mondo in fondo è anche questo, è sapere che quel gesto può essere il gesto più bello, più pieno quando fatto in piena consapevolezza e con grande cura. Oppure può diventare un gesto rituale, un gesto ripetuto e forse un gesto che ci stanca proprio perché è vuoto, perché non investito invece di quella parte intima di dialogo, di amorevolezza. E credo che Bobin, nel suo raccontare l'incontro con la natura, si permetta un tempo di silenzio, di ascolto. Un giorno racconta che dietro un albero aveva scoperto una piccola felce. Questa felce probabilmente era una felce anziana, perché un po' sciupata, battuta dal vento, forse stanca. E lui si permette proprio di sostare davanti a lei, di osservarla e dice: quante cose avremmo da raccontarci io e te? Ecco, allora quante cose potremmo avere davvero da raccontarci quando ci soffermiamo a guardare nuovamente con occhi poetici la nostra quotidianità. Ecco, questa possibilità ci permette di diventare, dal mio punto di vista, un centro di accoglienza, un centro di accoglienza permanente, perché se noi ci mettiamo in relazione con le piccole cose, riportandole alla loro bellezza, dando loro pulizia, ordine, respiro, è come dire che in qualche modo lo facciamo da fuori, ma lo facciamo anche dentro di noi e diventiamo sempre più un centro di accoglienza stabile, metterci a disposizione, aprire le nostre finestre interiori anche con gli oggetti più umili e apparentemente più insignificanti, ci possono riconsegnare una profonda intimità con la realtà anche dell'invisibile che in tutto questo si nasconde e si svela. E magari scopriamo che siamo davvero dei centri di accoglienza pieni di bellezza anche nelle condizioni più scomode, più faticose. Parti più leggero per traguardi lontani, affidandoti al cuore. Cammina finché neppure il demonio distingua il servo dal suo signore. Io stasera ti chiedo, vieni nel giardino, chiamami per nome, entra nella casa con le porte chiuse, cammina nella strada a riscaldarmi il cuore. Vieni nel mare, riaprimi le vele.